Che la politica debba garantire la rappresentatività femminile negli organi di rappresentanza è fuori di dubbio. Purtroppo prendiamo atto come Movimento 5 Stelle che i partiti riescono a farlo solo se obbligati da una legge. Il Movimento 5 Stelle, che è un movimento giovane, ha dimostrato in realtà la prova dei fatti di non avere alcun tipo di problema, in quanto è in grado di equilibrare perfettamente la rappresentanza di genere al proprio interno. Ne sono dimostrazioni le più molteplici. Il sindaco di Roma è una donna, il sindaco di Torino è una donna, la candidata presidente alla regione di Lombardia era una donna. Il gruppo stesso consigliare in consiglio regionale ha un'alta rappresentatività di donne. Per cui per il Movimento 5 Stelle non è un problema di quote sinceramente imbarazzanti per donne come noi, che sono abituate ad essere guerriere e combattive, però siccome il Movimento 5 Stelle, come sapete, opera nei contenuti, e se c'è bisogno di dare una spinta ai partiti, e in particolare mi rivolgo alle segreterie di partito, alle dirigenze tutte al maschile che fanno le nomine e che non hanno dimostrato a tutt'oggi nel 2016 di essere in grado di valutare le numerose capacità e competenze in capo alle donne al pari degli uomini, se c'è bisogno di dare questo segnale ed approvare una legge perché siete capaci di garantire rappresentatività solo attraverso leggi, quindi obbligati da leggi, il Movimento 5 Stelle voterà naturalmente a favore. Questi delle leggi sono purtroppo dei palliativi. Perché? Perché le donne devono essere messe in condizioni di poter fare politica a 360 gradi al pari degli uomini, e questo non succede perché le istituzioni non sono in grado ancora, neanche Regione Lombardia, di garantire quelle azioni concrete di sostegno al welfare, ben sapendo che la donna oggi si fa interamente carico dei problemi e della famiglia. Quindi il vero risultato, la vera rivoluzione culturale, noi l'avremo soltanto quando riuscirà a essere recepito questo principio, che è un principio già valido ed efficace in molti paesi dell'Europa, in particolare in Nord Europa, e vede l'Italia sempre in coda, sempre fanalino di coda. L'eventuale disparità che c'è tra uomo e donna nello stipendio non è dovuta ad una mancanza di norme, perché le norme che regolano il lavoro in Italia prevedono che fra uomini e donne non ci sia una differenza nella retribuzione. I problemi arrivano quando? Arrivano quando le aziende chiedono gli straordinari e gli uomini dicono di sì e le donne rispondono di no, perché hanno un dopo lavoro fatto di figli e casa. Quindi tante volte la disparità di trattamento è una libera scelta voluta dalle donne, perché preferiscono stare a casa con i figli piuttosto che fare determinate situazioni. Diciamo le cose come stanno.